Buongiorno a tutti. Quello che voglio proporvi in questo periodo di ansie e paura è una tecnica molto semplice che serve al rilassamento e che usualmente utilizzo prima delle meditazioni perché aiuta a portarsi in uno stato di tranquillità, di serenità e quindi ci agevola eventualmente ad entrare nella nostra intimità. La tecnica che vi spiego è, ripeto, veramente molto semplice. Potete utilizzare qualunque posizione che vi sia comoda, anche lo stare coricati va benissimo. L'importante è che non vi forziate in posizioni particolari. La tecnica è mutuata in parte dal Kali Yoga, in parte dal training autogeno. Non richiede particolari abilità, la potete provare anche se non aveste mai fatto nulla di questo tipo. Bene, trovate la vostra posizione, fate dei respiri profondi, chiudete gli occhi e iniziamo. Chiudi gli occhi. Senti il tuo respiro. Respira profondamente, senza sforzo, senza prestare particolare attenzione a nulla. Se attorno a te senti rumori, che non puoi eliminare o controllare, lascia che restino. Non sforzarti nell'ignorarli. Ora porta la tua attenzione ai piedi. Ne senti la pelle, i muscoli, la carne, le ossa, delle dita, della pianta. E sali alle tue caviglie. Sali dunque ancora ai tuoi polpacci, senti la pelle, la carne, i muscoli. Continui a respirare e lentamente porti la tua attenzione alle ginocchia. Senti la pelle, la carne, i muscoli, i tuoi legamenti, le ossa. Continui a respirare profondamente. Sali ora al resto della tua gamba. Senti la pelle, la carne, i muscoli e le ossa.
Senti ora come le ossa dei tuoi femori si innestano nel tuo bacino, con dunque l'attenzione al tuo bacino. Senti la pelle, la carne, i muscoli e le ossa. Senti i tuoi organi all'altezza del bacino, gli organi genitali, senti l'utero, ora tua vescica, senti le reni e sali all'addome. Sali all'addome, senti la tua pelle, la tua carne, i muscoli e le tue viscere. Senti il tuo intestino, ne senti i movimenti, senti forse anche i suoi rumori, della sua vita segreta, senti anche le ossa, le vertebre che dal bacino salgono, senti le tue vertebre lombare, sacrali e sali verso il petto, verso il tuo sterno, ne senti la pelle, senti la carne, i muscoli e le ossa, senti le ossa della tua cassa toracica che si allargano col tuo inspirare e si restringono col tuo espirare. Respiri. Porti ora l'attenzione tua alle dita delle tue mani. Senti pelle, la carne, i muscoli e le ossa e le tue articolazioni, di falange in falange. Senti ora il palmo e il dorso delle tue mani, ne senti la pelle, la carne, i muscoli e le ossa che si levano al tuo polso. Senti la pelle, la carne, i muscoli e le ossa dell'articolazione. Mano a mano sali ai tuoi avambracci. Ancora senti la pelle dei tuoi avambracci, la carne, i muscoli e le ossa, salendo al gomito, alla sua articolazione, sali sul tuo braccio, i tuoi bicipiti, senti la pelle, la carne, i muscoli e le ossa. Sei dunque arrivato alle tue spalle, si intestano al tuo busto, ne senti la pelle, la carne, i muscoli e le ossa che si innestano al tuo sterno, che ancora segue espandendosi e contraendosi con il tuo respirare. Thank you.
Sali dunque al tuo collo, senti la pelle, la carne, i muscoli, le ossa delle tue vertebre cervicali. Senti i muscoli dell'atalante che reggono la tua testa. Senti la testa tutta, il viso, la nuca, la sommità del capo. Senti la pelle, la carne, i muscoli e le tue ossa. Senti il viso, senti gli occhi poggiati nelle loro cavità orbitali. Tempo, porti la consapevolezza che hai acquisito del tuo corpo ad essere una sensazione diffusa di benessere, di quiete e di tranquillità. Puoi restare in questo stato quanto vuoi. Godi del tuo corpo, della consapevolezza che ora ne hai, senti il tuo respiro e, quando vuoi, gradualmente puoi tornare ad aprire gli occhi. Bene, questa è una tecnica che potete utilizzare sempre, in qualunque momento della giornata, senza che la mia voce vi guidi. Il principio è molto semplice e anche la sequenza. Una volta che l'abbiate memorizzata, lo potete fare tranquillamente, senza la mia voce che vi guidi. Anzi, è addirittura meglio che utilizziate questa tecnica senza la mia voce, perché in questo modo riuscirete sicuramente a seguire quello che sono i vostri tempi e la vostra capacità di sentire quella particolare parte del corpo. Sperando che vi sia piaciuto e che vi possa servire durante la giornata per rilassarvi, vi faccio i miei saluti. Ciao!